Ecco. E stiamoci un po' attenti con questi ragazzini. Avete ragione, sono una peste. Oh. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio scuola fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è il suo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette, cavaliere ufficiale Antonio Treni. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Avevo capito Cacio Cavallo. È un buon paesà, è un buon business. Ottimo, ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ok. Scusa un momento, paesà, scusa un momento, qui bisogna stare con gli occhi aperti. Vuol dare qualche cosa per la Croce Rossa? Volentieri. Grazie. Grazie. Prego. Che cos'è? Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione. Quante? Ogni fotografia 100 lire. Io ne ho fatte 3. 300 lire. Hai ragione, paesà, dopo. Sembra niente. Ma la mia fontana è fotografata un migliaio di volte al giorno. Fate un po' i conti, paesà. Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatta questa puttana, paesà? Ah, sì, un mio bisnonno. Sì, sì, fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Ah, aspetta, paesà, qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini. Sì, ho capito, dimmi un po', paesà, ci vogliono molte staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno solo, chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Senti, io sono italiano oriundo, ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della casa. Ok, paesà. Complimenti, domani vieni al consulato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? Bravo Fritz, se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto, e quando? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione, ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fate gli affari? Posso dire? Ma mi scusi. E è mica lei, cavaliere Antonio Trevi, famoso proprietario della famosa fontana omonima? Per l'appunto. Oh, ma mi stia a sentire. Io sono incaricato da una grande casa cinematografica americana, di cui non posso fare il nome per ovvie ragioni, la quale, dovendo girare un film storico o la fontana dentro, sa come sono fatti gli americani? Sono spendaccioni, la vorrebbero comprare. O se lei è d'accordo, io c'ho il mandato in borsa, e che ne dice? Scusi, ma lei chi è? Non mi sono presentato. No. La mi scusi. Io sono il ragionier Girolamo Scamorza. Girolamo? Scamorza. Cara Scamorza, mi dispiace, ma io sono in centro trattativo con quest'altra Scamorza e capirà. Prego, Decio Cavallo. Già, Cacio Cavallo. Sa, di fatto sono prima io, vero? Sì. Va bene, ma se non sbaglio il signore parlava di trattative. Il che significa che l'affare non l'avete mica concluso. No. Come non è concluso? Gli stavo dando pure la caparra. Ah sì? Gli stavi dando la caparra, ma non gliel'hai data. Oh bella, io gli do il doppio della tua caparra. Quando gli davi te? 100.000 lire. Un momento, io non ero mica d'accordo. Ah, non eri d'accordo? No. Bene, allora io gliene do 200. Ah sì? Allora gli do 300. Ah sì? E via, stammi a sentire, tu non mi fare ingrullire, hai capito? Io sai che faccio? Che fai? Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso. E sai che faccio? Gli do 500.000 lire e l'affare è concluso, tieni. Ah sì? E che tu dici te? Che tu dici? Che Dio. Io gli accetto. Il provolone mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non si riesce più. Arrivederci. Hai fatto l'affare con lui. Ovvia. Ma hai fatto arrabbiare. Me vuoi ingrullito, capito? Me vuoi ingrullito. A me non mi importa proprio niente, capito? Guarda un po' di sta gente. Consolata, sa? A mezzogiorno. 3-5. Aspettami. Sì. Non mancare. No. Ciao Gorgonzola. Ciao, arrivederci. Senti buono. Poi a domani. Sì. Goodbye. Sì. Aspetta. Bella. Poi ragazzi, lascia stare i soldi, sa? Cominciamo presto, cominciamo! Via, via! Oh,
Sì, un po'. Quanta fotografia hai fatto? E a te che te frega? Come ne ho sai? Fatte quattro. Ma perché? Chi sei? Mi devi dare 400 lire. Ma che c'è le pigne? Ma chi sei? Il proprietario della fontana. Ma vedi, dannate, te ne fallo finire. Come falla finire? Polissima! Cosa c'è, cosa c'è? Questo signore non vuol darmi i soldi delle fotografie. Un momento, calma, signore, ma lei chi è? Sono il proprietario della fontana di Trevi. Ah, lei è il proprietario. Proprietario. E vuol dire che adesso sistemeremo ogni cosa, eh? Ma subito! Ma intanto incomincia a camminare, sì, eh? Sì, ma venga subito, se no prendere l'abitudine, sanno, non le mani da rosso, sono paccato, sanno. Sistemeremo che chiarire.